Siamo a Caccia Village 2022 a Bastia Umbra con Simone Manetti, è un nostro collaboratore di Hunting Pot, un ragazzo giovane, molto appassionato, molto molto bravo, con una gran conoscenza un po' di tutte le cose legate alla caccia, alla balistica, agli aspetti più romantici di questa nostra passione. Ciao Simone. Ciao Gianluca, grazie per questa introduzione e oggi parliamo di tre che in effetti sono le mie cartucce preferite, quelle che durante tutta la stagione utilizzo di più. Abbiamo due cartucce che si può dire che hanno fatto la storia di questa azienda, l'F2 e l'MB. L'F2 qui nella versione long range che io utilizzo veramente tutto l'anno in diversi tipi di caccia che sono quelli che mi piacciono, quindi dalla caccia con Z, che è il mio springer, quindi fagiano, lepre e tutta la selvaggina nobile stanziale e che utilizzo però durante il passo anche per i colombacci, che è un'altra mia grande passione. Che fucile usi per il calibro cadetto? Io principalmente ho una doppietta con canne da 66, strozzatura fissa, 4 stelle, 2 stelle, bigrillo e la seconda canna è quasi sempre un F2 e per la prima canna invece abbiamo quest'altra cartuccia che è veramente un capolavoro secondo me di Baschera e Pellagri, l'MB Tricolor, e che oltre a essere una cartuccia che per me è eccezionale a livello balistico è anche molto bella e con l'orlo tondo è anche un po' nostalgica, no? Beh, diciamo che è sicuramente il simbolo della tradizione Baschiere Pellagri, perché esiste dal 1930, quando nacque la Polvere MB, ed è rimasta praticamente una cartuccia che è un punto fisso. Nacque in calibro 12, poi si è evoluta in calibro 20, in calibro 16, una grande cartuccia con una balistica molto particolare, perché l'unione in sinergia della bora in feltro con l'orlo tondo dà delle rosate molto belle e molto ben distribuite. Immagino che nella tua canna 4 stelle faccia dei capolavori. Infatti è proprio per quello che l'ho scelta e che durante tutto l'anno la utilizzo in prima canna, avendo veramente delle soddisfazioni enormi in tutte le situazioni, dal tiro un po' più a breve distanza a quello invece magari già su una distanza media, per esempio da capanna al colombaccio, dove magari si può avere un ingresso proprio promiscuo al capanno anche a media distanza. Questa è una cartuccia che veramente io trovo eccezionale. Col cane poi, nemmeno a dirlo, sul fagiano è... Sono perfettamente d'accordo con te, è una sintesi di equilibrio ed efficacia balistica, non forzata, ma che consente anche comunque dei tiri già a una bella distanza. Poi vedo che hai selezionato anche una migra, tordo. Dove la usi questa cartuccia, Simone? Questa è l'ultima scoperta che ho fatto tra le cartucce che utilizzo di Baschieri e è una cartuccia che mi piace veramente tanto. Ai tordi, secondo me, specialmente su una seconda canna, con questo piombo 9,5, è veramente una cartuccia interessante. Ha una grammatura che permette anche magari le volte che utilizzo il semiautomatico di terza canna di fare un tiro un po' più lungo, un po' più sforzato. Devo dire che quest'anno le ho utilizzate molto e credo che sia veramente una cartuccia specialistica per questo tipo di caccia. Sì, una cartuccia finalizzata a fare dei tiri veramente già un po' difficili, perché con i 30 grammi di 9,5 speciale è una balistica veramente un po' spinta. Sono convinto si facciano delle bellissime cose. La Tricolor che hai scelto, tra l'altro, come ti ricorderai, è un pochino la versione del calibro cadetto di una delle cartucce più famose e importanti della Baschieri, che proprio quest'anno ha vinto nella Sormieri la qualifica di miglior cartuccia dell'anno. Direi a ragion veduta. Beh, sono delle cartucce ottime, complimenti, le scelte direi che coinciderebbero molto con le mie. Io uso il calibro 20 anch'io, sono cartucce che utilizzo e sono perfettamente d'accordo con te sulla qualità balistica e anche un pochino sul romanticismo che ci collega a queste cartucce. Bravo Simone. Grazie.